E torniamo a parlare della riunione della Commissione regionale antimafia che si è tenuta nei giorni scorsi a Castelvetrano. Ascoltiamo ancora il presidente Antonello Cracolici che focalizza sull'arrivo, anche in provincia di Trapani, di fondi di varia natura e sui cali. La mafia, che non è un'associazione bocciofila, come lo stesso ha dichiarato, dimostrerà il proprio appetito. Il fatto di avere convocato tutti i sindaci della provincia di Trapani, Castelvetrano, ma lo faremo in tutta la Sicilia, è un modo per dire che i sindaci, gli enti locali, sono l'avamposto attraverso il quale è possibile in qualche modo costruire questo esercito di una cultura nuova per la Sicilia. Ce la faremo, noi ce la metteremo tutta. Poi ci sono tanti problemi da affrontare. Via via si parla di rifiuti, acqua, beni confiscati, che è una giungla rispetto alla quale dobbiamo assolutamente provare prima a capire e poi a intervenire, ma credo che questo è il nostro dovere. Se c'è una preoccupazione che in queste ore sta emergendo, paradossalmente, che se la Sicilia, come in questo momento mai prima d'ora con questa dimensione, deve attuare i fondi del PNRR, così come i fondi, che non sono solo i fondi che si useranno in Sicilia. Si stima che nei prossimi 6-7 anni la Sicilia ha davanti a sé una cifra che va tra i 40 e i 50 miliardi di euro, tra fondi PNRR, fondi europei, fondi nazionali, fondi di rimodulazione dei vecchi programmi comunitari. E tutti siamo consapevoli che questa dimensione finanziaria, siccome la mafia non è un'associazione, una bocciofila, si occupa di prevalentemente ricchezza, e dove c'è la ricchezza prova in qualche modo a condizionarla e a penetrare, c'è una preoccupazione. Ma questo non vuol dire che allora non spendiamo i soldi perché c'è il rischio che la mafia possa in qualche modo infiltrarsi. Noi dobbiamo alzare i muri. Primo, come miglioriamo il sistema dell'anticorruzione? Perché la corruzione oggi è il passepartout attraverso cui la mafia prova a condizionare le pubbliche amministrazioni. E mentre prima lo faceva con le pallottole, con le bombe, con gli incendi, adesso lo fa dando soldi. Chi si rifiuta in qualche modo rischia di essere quasi quasi un rifiuto. E noi dobbiamo anche lì trovare strumenti nuovi. Cosa voglio dire? La tracciabilità delle procedure e la responsabilità in capo a chi è. Risolverà il problema della corruzione? Probabilmente non sarà sufficiente, ma certo qualche elemento in più. Creare sistemi, come dire, che grazie alla tecnologia oggi sono possibili attuare, io credo che sia un modo concreto per sperare che questa Sicilia, anche guai se passa l'idea che siccome c'è la mafia non dobbiamo spendere i soldi. E spesso si richiedono le leggi perché non si ha il coraggio di agire sul piano amministrativo. Questa è una regione che spera di essere gestita per legge e non per assunzione di responsabilità amministrative. Anche questo dobbiamo cambiare.